Allora, nonostante i tagli, la regione stanzia delle risorse per il welfare, mentre ne arrivano meno per il maltempo alla stessa regione. Sì, abbiamo stanziato 60 milioni per welfare e casa, per aiutare chi è in difficoltà e per le persone afflitte da disabilità. Uno sforzo importante dal bilancio della regione, perché il sociale e la sanità sono gli impegni principali di Regione Lombardia. Sono molto soddisfatto di questo. Purtroppo dal governo arrivano solo brutte notizie. Abbiamo presentato una richiesta a nome dei comuni lombardi di 88 milioni per i danni dell'alluvione di quest'estate. Il governo ce ne ha mandati solo 5,5. Una penalizzazione incomprensibile per i comuni lombardi, non per la regione Lombardia. Ho chiesto al Parlamento di integrare la differenza nella legge di stabilità, altrimenti che saranno penalizzati i comuni e i cittadini lombardi. Danni che probabilmente si sono aggravati anche negli ultimi giorni. E certo, stiamo facendo il monitoraggio anche di questi danni, ma solo per i danni di quest'estate i comuni hanno mandato una stima di 88 milioni e purtroppo il governo ce ne ha mandati solo 5,5. Non è comprensibile, con tutti gli sprechi che ci sono, di cui parla tanto il governo, che vengano penalizzati i cittadini incolpevoli di aver subito un'alluvione che non dipende certo da loro. Tanti problemi, anche quello della casa che è sulle pagine dei giornali di questi giorni. Avete affrontato una delibera di giunta anche in merito a questo? Sì, abbiamo dato risorse a disposizione degli inquilini non riescono a pagare gli affitti, ma parliamo di morosità incolpevole per le condizioni economiche. Cittadini italiani che abitano in quelle case e che non riescono a far fronte per la crisi economica. La morosità colpevole, cioè chi non vuol pagare, l'occupazione abusiva invece non ha cittadinanza qua, e abbiamo già intrapreso con il prefetto delle misure per sgombrare le occupazioni abusive delle case Haller con interventi che inizieranno nei prossimi giorni. Lei ha detto che la Regione ha impugnato un altro articolo dello Sblocca Italia, il 38. Sì, su richiesta anche delle associazioni ambientaliste, la FAI, Legambiente, WWF in particolare, abbiamo impugnato quell'articolo perché lede le competenze di Regione per quanto riguarda materie collegate all'ambiente. Noi vogliamo tutelare l'ambiente consentendo lo sviluppo di attività economiche, ma in armonia appunto con l'ambiente. Questo è anche il contenuto della legge che stiamo approvando in Consiglio regionale contro il consumo del suolo, e questa norma dello Sblocco Italia va in senso opposto, cioè impedisce alla Regione di controllare questi interventi, e per questo oggi abbiamo deciso di presentare un ricorso alla Corte.